Radio Flash, l'intervista. Chi sei? Contessa, tu non sei più la stessa. Vuoi che io rimanga nel tuo letto per poi sbattermi su e giù? Non ti lamentare se domani non ti cercheremo più. Ma vorrei soltanto averti qui. Enrico Ruggeri su Radio Flash, ben trovato, bentornato qui sulle frequenze della radio che funziona, Enrico. Grazie, eccomi, ciao a tutti. Come stai, ecco. Enrico, come stai? Dai, bene, siamo curiosissimi di sapere come ti troviamo in questo momento. Bene, bene, sono in ufficio, sto ragionando sul mio prossimo futuro e quindi il mare mi sembra caldo. Allora, tantissimi anni di carriera, tanti dischi e poi in mezzo all'attività di scrittore, di autore, di calciatore della nazionale cantante e poi anche una dote invidiabile per quanto riguarda il tuo pubblico che ti segue attento e sempre fedele. Ci racconti un po', torniamo un po' indietro nel tempo, ci racconti un po' degli esordi, un po' quello che riguarda prima, durante e dopo i Decibel. Beh, prima dei Decibel c'era un ragazzo curioso, inquieto come tutti gli adolescenti, che amava la musica e che appena poteva andava in cantina a suonare con i suoi amici. Tra questi c'erano già Silvio Capeccia, che poi è diventato parte dei Decibel, e tanti altri, insomma. Per cui quello immediatamente prima dei Decibel, poi c'è stata l'avventura Decibel e dopo c'è stato, insomma, e poi proprio da solo, cercando sempre di coniugare la musica d'autore e il rock, cercando di fare rock con dei testi che significassero qualcosa. Ma tu ascolti ancora gruppi come Sparks o Ultravox? Assolutamente sì, è la musica che continuo a ascoltare io, ma al di là di quello ascolto il prog, ascolto gli Yes, ascolto Emerson, Lake & Palmer, ascolto Bowie, Lou Reed, ascolto il punk. Credo di essere stato molto fortunato, perché nella mia infanzia esplodevano i Beatles, i Rolling Stones e poco dopo Jimi Hendrix, i Led Zeppelin, eccetera. Nella mia adolescenza c'era appunto il grande prog, quando avevo 20 anni c'era il punk, insomma, mi sono beccato il meglio, ragazzi. Al cilindro per cappello, due diamanti per gemelli, un bastone di cristallo, la gardenia nell'occhiello e sul candido gilet un papillon, un papillon. In quegli anni il rock underground milanese era popolato da artisti, diciamo da tantissimi artisti: Maurizio Arcieri, Alberto Camerini, Garbo, Ivan Cattaneo, eccetera, eccetera. In che rapporti eri con loro e che opinione hai adesso, diciamo, di quella situazione che c'era allora? Buono, c'era un bel fermento. Partirono, allora, Camerini aveva iniziato prima di noi perché è un pochino più grande. Maurizio Arcieri aveva avuto un passato glorioso da bel sfornatore di hit, poi arrivò il punk. Devo dire, la prima volta che venne detta in Italia la parola punk fu per i Decibel, però attorno c'erano veramente dei grandi personaggi. Crisma sono stati degli incredibili innovatori, ci siamo dimenticati anche di Fausto, che era un altro grandissimo, insieme a Garbo, insomma, quel tipo di scena, soprattutto poi all'inizio degli anni 80, quando il punk è diventato new wave, è diventato anche sperimentazione, è stato sicuramente un periodo fertile. Come hai vissuto tu il passaggio dal rock underground al cantautorato, diciamo, colto, il cantautorato di Ruggeri? Gradualmente, insomma, mi piaceva scrivere dei testi che significassero qualcosa. Nel frattempo, oltre a tutti i nomi che ho citato fino adesso, mi piaceva anche il cantautorato francese, mi piaceva Aznavour, Brel, che era belga ma insomma francese, Brassens, per cui cominciavo a capire che la grande sfida era quella, scrivere dei testi importanti che significassero qualcosa,
ma abbinandoli alle metriche del rock, che non è facile perché il rock è nato per essere fatto in inglese, perché le parole inglesi sono tutte accentate sull'ultima sillaba, quelle italiane sulla penultima, insomma sono una serie di motivi per i quali ci sono delle canzoni che in inglese suonano benissimo, se noi le traducessimo resteremmo delusi. Cambiano le donne insieme alle stagioni, allevano bambini che inseguono aquiloni, e il musicista ancora le rincorre con nuove canzoni. E poi diventano madri quelle signorine, purché ci sia un uomo che le veda ragazzine. Quell'uomo non le faccia invecchiare, cantare. Facendo una sorta di percorso inverso nella scrittura dei tuoi pezzi, agli inizi di carriera i temi ricorrenti erano il passato, il ricordo, la memoria, mentre poi negli anni sei arrivato a parlare di attualità, di temi sociali, la guerra, la pena di morte. Ci spieghi i motivi, diciamo, di questa tua esigenza di cambiare un po'? È difficile dirlo, diciamo che mano a mano alzavo l'asticella. Quando sei ragazzino scrivi canzoni generalmente su te stesso, sui tuoi amori, sulle tue delusioni, sulle tue ansie, e poi piano piano cominci a guardarti intorno, allora ricordare i tuoi pezzi sulla guerra, come dici tu, la pena di morte, arriva Trans, che fu una canzone, insomma, oggi ne parlano tutti, ma Trans è un pezzo del 91, per cui arrivano anche, come dire, non dico i problemi sociali, ma i problemi della vita generali, che io ho sempre affrontato raccontando piccole storie, non so, Lettera dal fronte parla chiaramente di guerra, però la micro storia di un piccolo soldato, che in realtà per parlare di una piccola persona, poi in realtà sto raccontando la storia. Ma a proposito di storie, cioè nella canzone Il giorno del blackout viene fuori praticamente l'immagine di un Ruggeri un po' ostile a internet e alla tecnologia. Ma poi in realtà no, la uso anch'io e anche a profusione, però Il giorno del blackout è un pezzo particolare, perché immagina, infatti, che è stato non c'era ancora WhatsApp, c'era il computer, c'era internet, però non c'era ancora i social, non aveva ancora quella presa per la quale oggi le persone vivono guardando il loro cellulare praticamente costantemente. Però è una fiaba al contrario, nella quale a un certo punto alta internet e quindi la gente è costretta a parlarsi. Poi, come sempre, insomma, la poesia diventa anche paradossale. L'importante per la nostra vita sarebbe la misura, no? Fra le centinaia di canzoni che hai scritto ce ne sono alcune che raccontano storie sportive, perché lo sport praticamente pensi che sia una delle metafore della vita. Sì, assolutamente sì. Ne ho scritte, insomma, alcune più conosciute. Una diventò sigla del Giro d'Italia, che era Gimondi il Cannibale, una sul calcio, che era il fantasista. Però ho scritto per esempio anche pezzi che magari sono finiti negli album e che conoscono solo i miei fan più affettuosi, come La linea di meta, che parla di rugby, o La donna del campione, che parla di fucilato. In realtà, come dicevi tu, sì, lo sport è una grande metafora, e soprattutto, diciamo, la parte letteraria dello sport è sicuramente ricchissima di umanità. Parte piano un nuovo swing, mentre corri paziente sul ring, cambia il tempo attorno a te, e la musica vecchia dov'è? Tu mettisti il session man, hanno già sviluppato il refrain, la canzone che vuoi tu. Poco dopo non la riconosci più, non la riconosci più, non la riconosci più. Enrico Ruggeri qui su Radio Flash, la radio che funziona. Enrico, hai dichiarato che quello che abbiamo vissuto in questi anni è stato un periodo logorante che ha esasperato la solitudine, in cui abbiamo praticamente ascoltato poco, invece dovevamo forse ascoltare di più. Beh sì, diciamo che ci siamo anche divisi in tifoserie, per oggi dalla pandemia in avanti la gente ascolta solo quelli che la pensano come loro. È difficile che uno dica: ah, questo non la pensa come me, sentiamo che cosa ha da dire. Questo accade
nel contesto sociale, accade in politica, accade un po' dappertutto. Naturalmente, insomma, nel corso della pandemia c'erano due posizioni ben distinte e lì, devo dire, è un po' esploso il peggio di tutti noi. L'avevo detto per primo, la differenza tra l'uomo e l'insetto è che l'uomo ambisce al cielo, all'immortalità, a fare cose che lasciano un segno, al contatto. L'insetto vive per non morire, cerca di mangiare, di riprodursi e di evitare di essere ammazzato. Per cui, insomma, adesso non voglio ritornare su temi che già hanno generato polemiche, ma io ho sempre sostenuto che non si potesse rinunciare a vivere per la paura di morire. Questi ultimi due anni, Enrico, sono entrati a far parte delle tue canzoni nei testi? Ma sì, non direttamente, proprio per evitare di finire anche lì in polemica, ma anche perché era stato detto tutto e il contrario di tutto. Però intanto io, che ho sempre fatto quasi un disco all'anno, tra un disco e l'altro, questa volta sono passati, tra Alma e La Rivoluzione, sono passati 3 anni, e devo dire che questo, insomma, ha fatto sì che La Rivoluzione fosse l'album che più mi rappresenta, un album molto meditato, perché per forza di cose abbiamo avuto il tempo di fare, di rifare, di buttare via, anche solo per il piacere di giocare con la musica, quindi canzoni suonate in varie versioni dove abbiamo scelto la migliore. Insomma, ho meditato di più, questo mi ha fatto riflettere, insomma, sul fatto che forse anche in passato avrei potuto qualche volta aspettare 6 mesi e fare dischi ancora più vicini a quello che volevo dalla musica. Anche perché il titolo di un album è sempre importante, appunto La Rivoluzione in questo momento storico lo sembra ancora di più. Ma la tua rivoluzione qual è? Qual è stata? Beh, la mia ovviamente è stata una rivoluzione personale, poi saranno altri a dire se ho anche cambiato un po' l'approccio del fare musica, di cercare di divertire dicendo cose non più intelligenti, ma se no che avesse un senso. Comunque, sai, le rivoluzioni si vivono sulla propria pelle. Già l'album parla del passaggio dall'adolescenza all'età adulta, che è una rivoluzione, e poi le rivoluzioni sono gli incontri, sono i cambiamenti, sono i rischi che ti prendi nella vita. Potremmo dire, insomma, che più rivoluzioni fai nella tua vita e più vuol dire che hai vissuto intensamente. Quindi anche la copertina della Rivoluzione, dove praticamente c'è la foto della tua classe al liceo, sì, ha un perché, giusto? Ma sì, è stata un'illuminazione, devo dire, perché stavo scegliendo, avevo già un po' di copertine, ma nessuna mi convinceva veramente, stavo un po' spostando il problema. Poi veramente sembra i racconti che fai nelle interviste, ma che non sono veri, ma invece è così. Stavo mettendo a posto le foto a casa mia, c'ho dei catalogatori divisi ormai a decenni, no? Per cui ho preso il decennio 70-80 e ho trovato le foto di classe. Ho avuto veramente un'illuminazione, cioè ho detto, io sto parlando di questi ragazzi, sto parlando dei sogni di questi ragazzi, e quindi è diventata, ho scartato tutte le altre copertine e ho messo così. Non basta non essere una corda per fare di te un implicato, ti han detto sei sempre il migliore, eppure qualcuno ha sparato. C'è un uomo con una pistola, incontra chi tiene un fucile, il primo può solo pregare e prepararsi a morire. Il singolo nuovo si chiama Non sparate sul cantante, no? È una metafora sul ruolo dell'artista di oggi, oppure... Ma sicuramente, beh, intanto, allora, io ho un figlio adolescente che ama molto Sergio Leone, quindi in casa mi capita spessissimo di sentire, vedere o travedere mentre riguarda i film di Sergio Leone, e se uno ci fa caso, insomma, all'interno della canzone ci sono almeno 4 citazioni prese pari pari: non basta un asse e una corda per fare di terzo piccato, oppure se l'uomo con la pistola incontra quello col fucile. Insomma, ci sono proprio degli omaggi al cinema di Sergio Leone. Al di là di questo, sì, ho costruito una storia anche ironica, determinata dal fatto che volevo strammatizzare, sul fatto che la categoria di musicisti è stata forse la più, quella frase tremenda, i cantanti che si fanno tanto divertire, che è stata un'umiliazione per tutti. Adesso non mi voglio dilungare sull'imposto, sulle decine di migliaia di persone che vivono sulla musica, perché lo abbiamo già detto.
un sacco di volte, però la realtà è questa, insomma, che il cantante era uno che quando faceva comodo veniva chiamato e quando poi cercava di partecipare al contesto sociale veniva messo da parte. Tu hai avuto quello che immaginavi o aspiravi come cantante e perché no anche come uomo? Ma guarda, è sempre difficile, poi ognuno, ogni essere umano, io credo che nella vita pensi che qualcosina in più se lo meritava. Questo se lo chiedi a tutti, dagli idraulici ai presidenti degli stati, è così. Però di fatto, insomma, io avevo abbastanza le idee chiare, cioè, dopo un paio di dischi ho capito che avevo delle caratteristiche precise per le quali non avrei mai fatto San Siro davanti a 80.000 persone, ma non sarei mai scomparso. Per cui ero abbastanza tranquillo, insomma, sapevo di avere una sostanza che mi avrebbe fatto durare nel tempo, però sapevo anche che non avevo quel tipo di comunicazione globale che mi avrebbe fatto avere i successi planetari. Senti, nell'album c'è la fine del mondo, ma tu sei un ottimista? Io sì, ma infatti la canzone poi in realtà parla di questo, insomma, vorrei vederla. È un po', non so se ricordi un brano, una canzone che si chiamava Se bruciasse la città, di Massimo Ranieri. Massimo Ranieri. Diceva, se bruciasse la città, da te io correrei, no? Quindi è una frase molto bella, secondo me. Cioè, vuol dire, nel momento più tremendo tu vai dalle persone che ami veramente, e quindi la fine del mondo poi in realtà vuol dire semplicemente qualsiasi cosa succeda, insomma, è qualcosa da costruire con qualcuno. Perché hai voluto chiudere l'album con La mia libertà? È il mio manifesto, è la mia canzone preferita, anche se naturalmente, insomma, difficilmente sarà un singolo, non ha certo le caratteristiche per diventare un singolo. È un brano, certo, dove c'è un po' di rabbia, è una avvelenata scritta con un linguaggio un po' più forbito, potrebbe essere la storia di un suicidio che io non ho nessuna intenzione ovviamente di, certo, di commettere, però è andate a quel paese per non dire altro, io andrò avanti per la mia strada. La mia libertà sarà restare solo, la felicità sarà spiccare il volo oltre le montagne, le campagne, le città senza età. A proposito, Enrico, di differenze generazionali, oggi è impossibile non dirsi femministi. Ti hanno mai criticato per quello che le donne non dicono? La descrizione di donne che praticamente sono dolcemente complicate, che cambiano per la voglia di piacere agli uomini, eccetera, eccetera? Ma non ancora, però me l'aspetto, prima o poi succederà. Già c'è la frase dalle macchine per noi complimenti del Playboy, che però, insomma, se uno ha un minimo di senso poetico, stanno a significare che ci sono delle donne che dicono: gli altri uomini mi fanno dei complimenti e l'uomo che mi sta vicino non me ne fa più. Esatto. Che è una, quello, insomma, spero vada al di là di qualsiasi femminismo di facciata. Io rispetto per le donne, lo dico, quarantina di canzoni che possono testimoniare. Infatti, assolutamente vero. Quando scrivi le canzoni, le scrivi per te oppure pensi già di donarla a qualcun altro? Ma no, io scrivo canzoni per il mio piacere, per il piacere di scriverle. A volte magari ho già capito che non verrà pubblicata perché assomiglia a un'altra che ho scritto, eccetera, però per il piacere di finirle, come uno che finisce un cruciverba, vado fino in fondo. Poi le canzoni, un po' c'è una selezione naturale e un po' poi magari succede che qualcuno, che hai degli incontri piacevoli grazie ai quali poi nasce della musica da fare assieme. Oltre ad essere un grandissimo cantante, hai veramente firmato tante canzoni per la musica leggera italiana, hai pubblicato anche dei libri, diciamo, hai fatto anche il conduttore televisivo. Qual è che da grande ti piacerebbe fare come attività? Quello che sto facendo, cioè raccontare storie agli altri. In realtà, insomma, parto dal presupposto che la vita è molto spettacolare, oltre che molto romantica a volte, e che ogni persona è molto interessante, per cui ci sono, io ho condotto trasmissioni su personaggi comuni, tipo il Bivio per esempio, un po' di anni fa, nelle quali evidenziavo il lato spettacolare
di ogni essere umano. Per esempio ho scritto anche parecchi, 3 o 4 libri gialli, proprio perché mi piaceva mettere delle persone comuni al contatto con qualcosa di straordinario, per cui in realtà, insomma, la mia vocazione è quella di raccontare storie agli altri. E soprattutto anche quello di renderti utile, perché su TikTok e su Instagram racconti in pillole anche delle lezioni sulla storia della musica, diciamo, tenute al Conservatorio Giuseppe Verdi di Milano, no? Esatto, sì. Ma sì, perché ho visto che le mie lezioni al Conservatorio, insomma, erano molto seguite. TikTok è un'avventura particolare, perché in realtà sì, io ho messo su TikTok le stralci delle lezioni che facevo al Conservatorio Giuseppe Verdi, e in realtà è un territorio strano, perché su TikTok, insomma, lo sappiamo, c'è di tutto, anche qualcosa di becero, un po' di nati che seni, o quello che ti fa vedere la macchina nuova o i soldi che ha. Però è anche vero che la piattaforma è interessante, perché tu hai 2 minuti per raccontare qualcosa agli altri, quindi mi è sembrato divertente condensare alcune mie lezioni in 2 minuti e farne un piccolo spettacolo. Siamo 1000 libri consumati di fretta, ed altri 1000 amori dimenticati alla svelta. Siamo fuoco e cenere all'ombra di una statua di cera. Noi che non crediamo e siamo solo preghiera. Enrico, sei stato mai rimproverato dal tuo figlio boomer? Ma non in quel modo, però sicuramente. Ma io ho un figlio adolescente di 17 anni che ascolta della musica, secondo me orrenda, ma non mi permetto di dirglielo, e che naturalmente, insomma, è preda degli eroi di questa stagione, quindi della trap. Questa cosa un po' preoccupante di questo confine sottilissimo tra malavita e musica, no? Per cui quello che dice "io ho i soldi" e non ti spiega come li ha fatti, quello che arriva sulla Lamborghini, non su Elettra, sulla Lamborghini, automobile, ostenta, cioè una delle cose più pericolose di quella musica e di quella mentalità è pensare che il denaro sia un valore morale. Il denaro è un mezzo per essere più liberi. Io ho fatto dei dischi in autonomia grazie al fatto che avevo disponibilità economica, e quindi mi ha aiutato a essere più libero. Ho fatto dei dischi senza dover chiedere il parere a un discografico, perché ho la mia etichetta discografica. E questo, secondo me, è il modo giusto di usare il denaro, non quello di umiliare gli altri dicendo "io c'ho questo e tu no". E quel tipo di musica, al di là piacere o non piacere, persegue questo valore. La folla riempiva il locale, nell'aria l'odore di fumo, qualcuno vuotava un bicchiere, però non parlava nessuno. Si accesero piccoli fari su un uomo in camicia scura, che aspetta che l'altro gli spari, ma non mostra paura. Enrico Ruggeri, abbiamo parlato, insomma, di musica, adesso parliamo un po' di calcio. Cosa mi racconti della Nazionale Cantanti? Ma la Nazionale Cantanti è un'avventura incredibile. 100 milioni di euro fa nessuno avrebbe scommesso sulla Nazionale Cantanti. Abbiamo fatto cose grandiose e siamo stati ripagati, perché io ho conosciuto i grandi della terra, ho parlato a Gorbaciov, al Dalai Lama, a 4 papi, per cui è stato molto gratificante. È ovviamente la parte di me che ama il calcio, ha goduto nel giocare con Maradona, con Zico, con Scogna, con Baggio, con Totti, con Del Piero, con Cristiano Ronaldo. E però in realtà è stata una grandissima lezione di vita, perché poi la Nazionale Cantanti non è solo una partita, è anche la visita nei luoghi del dolore,
Ciao. E allora, sai, i cantanti spesso siamo un po' capricciosi, magari la stanza dell'albergo non è abbastanza bella, facciamo i capricci, poi vai a trovare in un ospedale dei bambini con la leucemia e ti vergogni di esserti lamentato perché c'avevi la stanza piccola nell'hotel. E quindi insomma fa bene riprendere, tenere i contatti con la realtà e purtroppo anche col dolore. Enrico, ma chi è il nostro top player della nazionale? Ognuno dice di essere lui, perché poi quando giochi ritorni bambino e quindi ti senti bravissimo. E devo dire che negli ultimi tempi Moreno, il rapper Moreno, sì, è quello che fa più gol, è quello più veloce, insomma. Io gli ho fatto dei bei lanci, perché io gli dico solo: non sta, tu non stai dietro, non andare fuori gioco, poi ci penso io a mandarti in porta, e lui ci va, e come sa tanti gol. Grande, grande Enrico. Allora, l'album La Rivoluzione, il nuovo singolo, è per il futuro? Per il futuro vediamo, io sono sempre, avendo il mio studio, ci vado spesso a fare musica, quindi nascono delle cose, adesso ci ragioneremo sopra. Grazie per questa bella chiacchierata, Enrico. È stato un piacere. Speriamo di vederci anche qui in Sicilia. Volentieri, volentieri. Ciao a tutti, sono Enrico Ruggeri, volevo abbracciare tutti gli amici di Radio Flash, la radio che funziona, e abbracciare tutta la Sicilia. Radio Flash, l'intervista.